Buonasera al Bala Maserda, Alberto Mazzerla e Enrico Mussato. Sporting Altamarca, Città di Mestre, quarti di finale di Coppa Italia di Serie 2 Elite. La vincente si qualifica alle Final Four che si disputeranno a Pala Ercole di Policoro il 23 e 24 marzo. Pires, Ortolan e Bebetigno. Ma ancora Vailati a spazio, viene chiuso del Mestre. Squadra Ortola, sì, no, Vailati. Dentro per Pires, para Miraglia e dopo Bebetigno fa 1-0, la palla è rimasta lì. Lo Sport Altamarca lo stiamo vedendo, lo ripropone, c'è una situazione tra Miraglia e Zarantonello non perfetta nella fase di uscita di palla. 10 metri. Bella giocata qui di Bordigno, Pires calcia, Cerantola si libera, calcia di Edoardo qui in spaccata, Cerantola prova l'imbucata, viene chiuso e riparte Città di Mestre in contropiede adesso con Pires che fa 0-2 dopo la giocata con Crescenzo, il 7 mette il gol del 2-0, è troppo facile per Città di Mestre. Crescenzo mette una palla perfetta al proprio compagno Pires. Cerantola ancora a puntare l'uomo. Dribbling Cerantola, sua giocata. Cerantola ancora, Cerantola. È l'unico che può inventare qualcosa di concreto. Si accentra a spazio, Bebetigno ne porta a spasso due però. Del Mestre con caparbietà recupera palla. 2 contro 1. Corre per Del Mestre. Di Edoardo. Super in chiusura. Prima il Tauro ancora di Edoardo, corre di Edoardo e poi Maltauro calcia fuori. Pires vede giù il pallone di Edoardo, ancora si accentra il numero 7, dribbling di Pires però poi chiusura un po' così così e Miraglia in uscita spericolata per evitare il peggio. Va in entrata a due piedi su Pires, direi abbastanza scomposto. E c'è il gol di Crescenzo, 0-3. E non ci pensa due volte l'11 di Città di Mestre. Sempre più buio a Maserra per lo Sporting. Attenzione però, qui perdono ancora la palla, ancora e 0-4! 0-4 di Pires. Bravissimo qui Pires ad attaccare lo spazio, e arrivare freddo fronte al portiere dello Sport Altamarca Gabriele Miraglia. Cerantola calcio di punta, la tiene Modesto, calcia lui Modesto di Edoardo, super. Corre per accendersi lui e calcia Del Mestre e ancora di Edoardo. Finisce qui la prima frazione di un perfetto Città di Mestre. La prima frazione. Bebetigno. Ortolan, palla sopra, ma Maltauro intercetta, Bordignon poi la calcia via. In campionato. Palla dentro di Maltauro, Maltauro dentro! Ed ecco il gol di Alexandre Maltauro che riapre la partita. Ed è questo il suo lavoro, Alexander Maltauro, spalle alla porta, spostarsela verso il suo piede forte. Adesso spinge lo Sport, ancora Maltauro dentro per Zarantonello, chiude Crescenzo. In piedi di Zarantonello, calcia e Dio Edoardo dice di no. Trova Cerantola, Cerantola calcia e Dio Edoardo va giù a croce e chiude. Bebetigno però contropiede, attenzione, Bordignon scavetto, fuori. Cortolan calcia e alla fine c'è il gol. No, di Cianchi, scusate. Sì, gol di Cianchi per il 5-1. Del Mestre, rischiosissimo. Miraglia, fortuna, legge bene, riparte Miraglia. Miraglia. Maltauro calcia di Edoardo, para. Su servizio di Cerantola. Fino in fondo e con il sangue. E qui c'è il 6-1
di Pires. Un po' il replay. Ottimo il lavoro di Bebettigno che ostacola Coren. Decisione di Mestre anche in fase offensiva. Due fasi fatte benissimo qui del Mestre. Trova il gol del 7-2. Ci sarà un po' di tempo che ci gironzolavano attorno. Bravo qui del Mestre. Ottavo di finale di Coppa. E si girano così il... È gol qui, sì. Diodoardo lascia la palla un po' così in maniera facilitata. E finisce così 7-3 per il Città di Mestre, con tripletta di Pires, doppietta di Bebettigno e gol di Crescenzo e Cianchi per l'Altamarca. Lo Sporting ha segnato Maltauro, del Mestre e Boscaro.